video di Halloween, ma non ultimo per bellezza. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Si conclude finalmente, dico io, la sagra Halloween. Dico finalmente perché voi sapete che io non festeggio Halloween, però quest'anno ho lavorato più degli americani per creare dei gadget per questa festività. Eh sì, la mia amica me ne sarà ben grata, veramente già lo è, quindi posso parlare liberamente. Perché ragazzi è stato un po' frustrante lavorare per una cosa per cui poi non si ha neanche la gioia di fruire. Però va bene. In questa cordata halloweeniana, mentre da una parte c'era Nancy che mi chiedeva dei gadget per Halloween, dall'altro ho ricevuto la proposta di collaborazione da Stefania di Chinatime. Ciao Stefania! Stefania, Chinatime o Chinatime, non lo so. Comunque, vi lascio il link del canale nel box informazioni e il canale è il video gemello a questo tra le schede nell'info box. Stefania è una ragazza freschissima, carinissima, che tra l'altro si occupa di arte anche lei, non sul canale ma nella vita privata, quindi mi è anche molto affine per questo. È una ragazza molto colorata, veramente fresca, e mi piaceva farvela conoscere perché lei, come dice il nick del suo canale, Chinatime, è una ragazza che parla della Cina. Sì, non è un canale soltanto dedicato alla lingua cinese, è anche dedicato alla lingua cinese, ma è un canale che tratta dell'Oriente a tutto tondo, della Cina a tutto tondo. Lei è un'appassionata autodidatta in questo settore e mette a disposizione di chi la segue tutte le conoscenze che ha in merito, e a me il suo canale piace veramente veramente tanto. Anche lei farà oggi un video di creatività dedicato naturalmente al suo canale, che è appunto che è voltato alla Cina. Su Arte per te però non ho voluto essere da meno e anch'io ho preso un'ispirazione dalla Cina, infatti oggi faremo una bella lanterna e la faremo proprio a mo' di lanterna cinese, però raffigurerà il cattivissimo Jack the Lantern. E allora, siete curiosi? Andiamo di là e andiamo a creare la nostra paurosissima lanterna. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra cesta porta dolcetti, che funga anche da centrotavola e da paurosissima lanterna. Allora, innanzitutto ci occorrerà una di quelle lanterne tipiche cinesi di carta. Queste qua, vedete? Insomma, vedete, ne vedete solo un piccolo pezzo. Questo è un lampadario che ho preso all'IKEA per 1 euro, vi faccio vedere, all'angolo delle occasioni, perché ha uno strappetto qui. Quindi non poteva più essere venduto ed effettivamente come lampadario è ben poca cosa, diciamolo, no? Quindi per il progettino che abbiamo in mente oggi è più che sufficiente, veramente veramente carino. Dopodiché, oltre questo lampadario, che poi si aprirà così, non riesco a farvelo vedere tutto, a mo' di palloncino di lanterna cinese, allora devo trovarlo il modo di farvelo vedere tutto. Dei colori acrilici, ed esattamente il nero, il giallo ed il rosso, della raffia animata di colore verde, in alternativa del fil di ferro potete foderarlo con della carta crespa verde. Poi io userò anche gli Uniposca neri, ma non sono necessari, potete fare anche direttamente tutto a pennello, e giusto appunto ci serviranno due pennelli, uno un po' a punta tonda per le parti più da rifinire e uno piatto, un tagliabalza e dello scotch carta, un righello e la pistola a caldo con relativa stecca, matita, piatto e bicchiere di plastica, nel bicchiere metteteci un goccio d'acqua, può sempre servire, una luce per illuminare la lanterna. Io ho sempre questa, e sono quelle luci che si mettono sotto per la cucina, si attaccano ai mobiletti della cucina, infatti l'ho staccata da là, per illuminare il piano da lavoro quando non volete accendere il lampadario, e sono potentissime, guardate, si accendono con una leggera pressione del dito. E infine, ma non ultimo per importanza, ci servirà un cartoncino. Eccolo qua. Bene, cominciamo subito perché il lavoro non è lungo ma ha diversi step. Ovviamente un paio di forbici tenetele sempre anche a portata di mano. Quello che dobbiamo fare è far sì che il nostro lampadario stia bene aperto a forma di palloncino, e questo se noi lo lasciassimo si sgonfierebbe e non terrebbe la forma.
Vedete? Il lampadario ha questa forma una volta aperto. Adesso dobbiamo farlo rimanere così aperto e per fare ciò ci vuole un tubolare che vada fino in fondo e che nello stesso tempo tappi il buco di fondo, perché questo dovrà diventare una sorta di cestino da cui la mamma poi dovrà prendere i dolcetti per i bimbi. Il tubolare che metterò in mezzo sarà il contenitore del cestino, mentre il resto fungerà appunto da lanterna. Allora, appunto, il righello all'interno, fissando bene il lampadario, e vedo quanto è alto il mio palloncino. È alto 37 cm. E lo metto da parte. Con il mio cartoncino da recupero cosa faccio? Prendo 37 cm di altezza come misura. 37 da una parte e 37 anche dall'altra parte. Unisco i due punti. E ovviamente, proteggendo il piano da lavoro, io ho già il tappetino siliconico messo sotto, tiro via l'eccesso di cartoncino. A questo punto avremo un cartoncino che è alto 37 cm. Preso il mio cartoncino, lo arrotolo e cerco di allargare totalmente ad occhio, così, il cartoncino fino a quando questo non riesca ad entrare così nella lanterna. Ok, arrivati alla stessa circonferenza, fisso saldamente con dello scotch. E adesso dobbiamo vedere se ci entra, perché il fine è quello di far entrare il rotolo all'interno della nostra lanterna. Ok, ci entra. Sale e anche riesce in qualche maniera ad agganciarsi. Ok, come vedete quassù è un po' più piccolo, quindi adesso noi prima agganciamo la parte inferiore, dopodiché, e ora vi faccio vedere come, sganciamo lo scotch qua sopra, allarghiamo la bocca di questa parte e quindi agganceremo anche quassù la nostra lanterna. Ma intanto sappiamo che ci entra ed è una grande conquista. Nella parte inferiore possiamo quindi fissare bene con un bel giro di scotch tutto attorno. Cartoncino è bello stabile e presente, visto? Adesso, sempre con un cartoncino, possiamo usare anche la rimanenza di quello che abbiamo, magari lo mettiamo in doppio per renderlo più robusto, tracciamo la circonferenza del nostro tubolare, che non è proprio una circonferenza, ma va bene uguale. Quindi ritagliamola con un punto di colla attaccatutto, che non vi avevo detto tra i materiali, perché, ripeto, vi consiglio di usare semplicemente un cartoncino doppio, migliore di questo, ma a portata di mano qua avevo solo questo. Attaccate le due metà, così, molto approssimativamente. Quindi, con un giro di colla a caldo, attaccate la base al fondo del cartoncino. Diciamo che il grosso del lavoro è proprio questa preparazione, dopodiché vedrete, sarà semplicissimo. Io, per essere ancora più certa che comunque il peso poi non gravi sulla mia base, faccio la seguente. Foderò anche di scotch tutto quello che ho saldato con la colla a caldo, facendo passare, vedete, così il mio scotch, dei piccoli pezzettini di scotch tutti attorno. Possiamo adesso inserire il nostro tubolare all'interno della nostra lanterna. Farete un po' fatica, farà un po' di resistenza, ma voi con delicatezza e decisione avrete la meglio. Ho tolto lo scotch ovviamente sia nella parte superiore che nella parte mediana dove l'avevo messo prima, perché sennò poi non potrei più toglierlo una volta infilato. Ok, saliamo il vestitino e allarghiamo ovviamente la bocca del nostro cartoncino fino a incastrarla
Ok, devo capire esattamente la grandezza prima di prenderla e far aderire lo scotch. Perfetto. Prendo il punto, prendo così la mia misura, allargo, allargo, allargo finché appunto la bocca del cartoncino non si nasconda dietro la circonferenza del, del lampadario. Ora però prendo il punto esatto in cui si incontrano e o con un po' di scotch o con una punta di colla a caldo, così senza bruciarci mi raccomando, chiudo, direi perfetta. E così anche quando la poggiamo, vedete, non perderà la sua forma, non si afflosscerà su se stessa, ma manterrà appunto in forma e la mamma potrà mettere la mano per prendere i vari dolcetti. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo posizionare la lampada. Ora, questa lampada ha un problema, si schiaccia da fuori, quindi io devo creare, devo metterla innanzitutto al di fuori del tubo, quindi scusate, per farvi capire, dovrei mettere tipo qui, vedete, per far illuminare, però io devo avere anche la possibilità di pigiarla per accendere e spegnere, quindi devo praticare un buco sul tubo e sotto al buco devo appiccicare questa lampada. Nel buco entrerò il pollice, quindi schiaccerò la lampada e accenderò senza fare grossi guai, spero. Sposto il mio tubolare in modo che possa infilarci la mano, ok, più o meno. Quindi colla a caldo e vado ad appiccicare, tacchete, la mia lampada. Ok? Una volta che lei sta su da sola, la vedete? Proprio sopra pratico un buchino per il mio pollice col tagliabalza o con la o con le forbici, come preferite. Guardate, vedete, entro la mano, inserisco il dito nel buco. Vediamo di farvi vedere tutto, lo vedete il dito? E quindi schiaccio, aggancio ben bene la mia lanterna dove voglio che stia, come con un punto di colla a caldo dato quella, non qua, qua e là. E soprattutto ricordiamoci di fissare la nostra lanterna nella sua parte inferiore. Questa sarà la parte, questa sarà una parte abbastanza semplice, spero. Basterà dare della colla tutto attorno. Dai, finalmente comincia la parte meno tecnica, diciamo così, ragazzi, prendete questa tecnica con le pinze, è più divertente, si passa a colorare. Per creo un bel tono di arancio. E adesso, con pazienza e divertimento, a poco dipingiamola tutta. Aspettate che il tutto sia un po' asciutto, diciamo asciutto al 100%, voi, io un po' asciutto. Decidete quale sarà l'espressione di Jack che vorrete. Se volete, nella mia pagina Facebook di Arte per Te vi metto un sample di tantissime espressioni di Jack the Lantern. Io ho deciso di usare questa più o meno come idea, poi insomma se viene diversa non ci fa nulla, ma come idea la mia vuole essere questa. E allora cominciamo subito a rendere un po' cattiva la nostra lanterna, tenendo presente quello che è il centro. E allora vedo di farvi anche vedere qualcosa. Mentre il faccione asciuga, prima di definire tutto con l'uniposca, purtroppo la lanterna è molto morbida, quindi non si possono, o si usano veramente colori diluiti all'inverosimile e allora si bagna troppo la lanterna, oppure non si può pigiare troppo e quindi bisogna poi definire pian piano da asciutto. Comunque, bando alle ciance,
prima di andare avanti devo mettere il porta sportina, diciamo il manico alla sportina, diciamo così. Quando verrà usata come borsa avrà bisogno naturalmente di un manico. Poi, ma se io evitassi di bucarla non sarebbe meglio? Ok, da mettere qui. Userò per questo il mio fil di ferro di raffia. Ne taglio un bel pezzo e inserisco all'interno dell'occhiello un capo del mio filo e lo mando giù. Ovviamente dall'altra parte inserisco l'altro. Mando giù fino a quando ho l'altezza del manico che preferisco, nel mio caso è questo. Quindi prendo il capo che era sotto e comincio ad arrotolarlo così sul mio manico principale in maniera da irrobustirlo. E lo faccio sia a destra ovviamente che a sinistra questo lavoro, e i due capi dovrebbero incontrarsi più o meno al centro. A un certo punto i due fili si supereranno. Ok? Benissimo, voi procedete e scendete quindi il filo verso l'occhiello in basso. Rientrate l'occhiello giù. Fatelo passare in mezzo al primo e quindi stringete forte, insomma incastrate bene in modo che si crei una impugnatura salda. Prendo altri fili di raffia animata, li inserisco nell'occhiellino, okay? E poi col dito do una forma un po' avvinacciolo che faccio scendere sulla zucca e faccio questa cosa da entrambi i lati e voilà, i nostri ciuffetti sono pronti. A questo punto aspetto che si asciughi totalmente, quindi con il mio uniposca, per rifinire i margini userò l'uniposca che ha un tratto abbastanza netto e che posso dosare con la pressione della mia mano tranquillamente. Voilà, finita! Adesso la faccio asciugare, non la tocco più e basta, vi faccio le foto così vedrete Jack nella sua bruttezza barra bellezza, ma vedete, si illumina e al buio farà sicuramente un effetto carino. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo di là! E non dimenticate di riempirla di dolci, fin qua sopra li voglio vedere! Spaventa tutti, insomma ho voluto creare una sorta di lanterna, centrotavola, cestino, qualcosa che fosse versatile, che fosse bellissimo per una festa. Io vi invito a guardare subito dopo questo video il video di Stefania, sono curiosissima di vedere cosa ha fatto e soprattutto spero che, se vi è piaciuto, mi lasciate un bel pollice in su e una condivisione sulle vostre pagine Facebook e noi ci ritroviamo qui al prossimo video. Mi raccomando, non mancate, seguitemi anche su Ombretta e su Due Cuori e una Cappa e naturalmente su Facebook e su Instagram. Tutti i riferimenti li trovate qua sotto. Naturalmente, prima di andarvene, aspettate, frenata, aspettate, perché voglio ricordarvi che il 7 novembre alle 17 vi aspetto tutti alla Fiera della Creatività di Napoli Creativa per il mega big incontro di Arte per Te, l'incontro annuale di Arte per Te in cui possiamo conoscerci, parlare e finalmente io posso dare un volto ai vostri nickname. Io vi aspetto tutti e spero di vedervi numerosi, mi raccomando, sono lì ad aspettarvi. Bene, non mi rimane adesso che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao!